Camminare dentro la propria mente. È una frase da intendere in senso letterale. Siccome il mondo di cui noi facciamo esperienza è un mondo mentale, cercate di capire bene cosa voglio dire. Noi percepiamo direttamente soltanto le nostre rappresentazioni e le rappresentazioni sono create dalla mente e quindi esistono solo nella mente. Tutto quello che percepiamo davanti a noi, compresa la percezione del proprio corpo, è innanzitutto una percezione. Ora, in questo momento non sto negando che esista secondo voi, il vero mondo fisico esterno da questa percezione. Sto solo dicendo che però quello che noi stiamo direttamente guardando è una percezione. Allora, se quello che stiamo guardando è una percezione che sta dentro la mente, anche il corpo che noi percepiamo di noi stessi non sarebbe il vero corpo fisico, ma una percezione di esso. E siccome noi abbiamo esperienza del corpo percepito, questa percezione del corpo sarebbe una percezione che si muove dentro un'altra percezione, che è quella dell'ambiente circostante. E in questo senso, quindi, noi, quello che viviamo in prima persona è il camminare, il muoverci e l'osservare la nostra stessa mente, l'interno della nostra mente. Questo che ho detto è vero in qualunque concezione della realtà, da un punto di vista ontologico. Qualunque posizione si adotti, sia che si parli di realismo diretto, indiretto, di rappresentazionalismo, di monismo. Qualunque posizione ha come verità quella che ho detto, cioè che noi percepiamo solo le nostre rappresentazioni. Lo dimostra il fatto che possiamo avere allucinazioni, che possiamo percepire l'effetto della diplopia, che possiamo sognare, immaginare e contemporaneamente continuare a osservare l'ambiente circostante. Ora, se quello che noi stessimo guardando fosse direttamente un mondo fisico stabile e ritenuto esterno dalla mente, noi non potremmo mai vederci simultaneamente in esso delle immagini illusorie come la diplopia, come l'effetto della diplopia. E quindi il fatto che si manifestino allucinazioni ed effetti di diplopia sullo scenario che sta di fronte a noi può significare solo due cose: o la realtà che stiamo direttamente osservando è una percezione, a prescindere se poi fuori esiste il vero mondo esterno per come lo reputa il senso comune e la maggior parte delle persone, oppure per assurdo dovremmo ritenere che il mondo che stiamo guardando è il mondo fisico, però magicamente esso può ospitare al di fuori del nostro corpo delle nostre percezioni e quindi noi lo possiamo alterare nonostante sia esterno della nostra mente. E quindi un mondo fisico non solo non sarebbe più stabile perché muterebbe per come lo percepiamo, ma muterebbe a seguito di qualcosa che è scollegato da esso, cioè perché la mente sarebbe qui dentro, nel materialismo, nell'idea di senso comune, la mente e nel cervello comunque coincide col cervello, quindi il mondo fisico è in questo caso esterno dalla mente. E allora non si capirebbe come possa qualcosa di isolato qua dentro influenzare qualcosa che ne sta fuori. Quindi ci sarebbe un'assurdità evidente. Ovviamente, scartiamo questa seconda ipotesi, rimane la prima. Quello che stiamo guardando di fronte a noi è ovviamente una nostra totale percezione. E lo ripeto, a prescindere se poi fuori ci sia o no il vero mondo per come lo reputa il senso comune. C'è da dire poi che quando noi parliamo di materia, di materialità, noi facciamo riferimento sempre alle qualità sensibili. Colore, forma, estensione, solidità, consistenza, tutte queste caratteristiche costituiscono la materialità. Siccome noi sperimentiamo in modo diretto solo il mondo sensibile, quello delle nostre percezioni, l'idea di materia è nata proprio dalle percezioni, dalle qualità sensibili. Colore, estensione, forma, consistenza, sono tutte proprietà mentali. Ora è assurdo
esista una materia esterna da queste qualità. Perché se fosse esterna, non dovrebbe avere nessuna di queste qualità, cioè dovrebbe essere non estesa, non solida, non colorata, senza forma, perché tutte queste caratteristiche sono mentali ed è impossibile che se fosse vera il vostro la vostra concezione di realtà possa esistere questo insieme di qualità anche fuori dalla mente. E poi, com'è possibile che, adesso prendo, che ne so, un pacco di fazzoletti, se fosse vero il vostro paradigma di realtà, il pacco di fazzoletti che io vedo sarebbe una percezione immateriale dentro il mio cervello e fuori dalla mia mente ci sarebbe il vero pacco di fazzoletti. Secondo il senso comune, questo pacco di fazzoletti fuori dalla mia mente sarebbe uguale a quello che sta qua dentro. Ma com'è possibile? Quello che sta qua dentro, pur apparendomi colorato, conforme, colore ed estensione, non ne avrebbe, perché sarebbe qua dentro e dovrebbe essere immateriale. Quello che starebbe fuori dalla mia mente, in questo paradigma, invece queste caratteristiche le avrebbe e sarebbero ben visibili. Com'è possibile che qualcosa che non ha queste proprietà sia identico a qualcosa che le abbia? È come dire che possa esistere un fuoco che non è caldo e che sia identico al fuoco che è caldo, cioè è un'assurdità totale. Pazzesco. Allora, questo per far capire come non è possibile che esista una materialità identica a quella che noi sperimentiamo nelle nostre percezioni e quindi nel mondo mentale. Fuori magari ci sarà una realtà stabile, assoluta, oggettiva, ma non può essere materiale, perché noi con materiale intendiamo le qualità sensibili, che non possono esistere fuori dalla mente. In realtà, ritornando al discorso, il pacco di fazzoletti dentro la mente e fuori, in realtà non esiste la mente qua dentro, dentro la testa, o meglio, non esiste solo dentro la testa. Di conseguenza, le percezioni che abbiamo non sono delle cose immateriali che stanno dentro la testa, ma sono direttamente gli oggetti che sono fuori dal nostro corpo. Le percezioni quindi che noi abbiamo non risiedono nel cervello, è proprio per questo, è proprio il negare il presupposto di base del materialismo, cioè che noi siamo nel dualismo, dualismo mente, realtà esterna. Il presupposto infondato è che la mente sia nel cervello. Per giustificare questa credenza e per giustificare i presupposti materialistici, per cui sarebbe la materia intesa come sostanza inerte a creare magicamente a seguito di una combinazione di materia, di attività e di complessità magiche, con l'emergere di nuove proprietà si creerebbe poi la vita psichica, la coscienza e la mente dentro il cervello. Per voler forzatamente giustificare queste idee, poi si è costretti a dover far coincidere le rappresentazioni con l'interno del cervello. Ma nel cervello non ci sono né le immagini che noi vediamo, perché se noi apriamo la testa di una persona, lo ripeto, non gli vediamo quello che percepisce. Nel cervello, se lo apriamo, notiamo solo un ammasso di carne, di nervi. E a livello microscopico ci sono delle interazioni di natura bioelettrica e biochimica, quindi elettroni e particelle in movimento. Nulla di diverso da quello che ho detto. E invece noi percepiamo il rosso, la consistenza, l'estensione dello spazio attorno a noi, anche l'estensione del nostro corpo, il peso, la consistenza del nostro corpo, le forme, i colori. Queste caratteristiche come possono coincidere con l'elettricità dentro il cervello? È come dire, in maniera assurda, che le immagini che stanno sul monitor di uno schermo o di un televisore siano l'elettricità che sta dentro i cavi, dentro i fili, e non invece l'insieme di elettroni o comunque dei fotoni che vengono proiettati direttamente sullo schermo. Avete capito? Io parlo di quello che noi sperimentiamo in prima persona. Queste sensazioni, con tutte quelle caratteristiche che hanno, non possono essere coincidenti con la materia del cervello.
Allora ci si inventa che sono fatte di nulla, ma qualcosa che sia nullo, che non esista materialmente e che quindi non avrebbe nessuna caratteristica sensibile, non può apparire invece con delle caratteristiche sensibili. Se tutte le percezioni che abbiamo sono solo delle immaginazioni immateriali dentro la testa, del vero mondo fisico esterno, il pacco di fazzoletti che io sperimento, il corpo che sperimento di me stesso, sarebbero un puro nulla che però dentro la mia mente sarebbe un puro nulla, però apparirebbe invece diverso dal nulla, cioè con colori, forme, consistenze, tutto questo è impossibile. Se appare questa percezione con queste caratteristiche, vuol dire che le ha. Questo è il principio di evidenza. Ora, il problema del materialismo, e di chi non ragiona bene, è che si vuole per forza far credere, senza dare una spiegazione logica e scientifica, che queste percezioni siano contemporaneamente estese, colorate e solide per come appaiono, ma che non siano materiali e che non siano estese, cioè pur apparendo estese non lo siano, pur essendo colorate non lo siano, pur essendo dotate di forma, consistenza, eccetera, tutte caratteristiche della materialità, non abbiano queste caratteristiche, che queste caratteristiche siano un'illusione. Però intanto appare questa illusione. E come la giustifichiamo questa apparizione? Perché devono togliere tutte queste caratteristiche materialistiche? È per farle risiedere queste percezioni dentro la testa. Visto che non ce ne abbiamo un riscontro, non possono coincidere con l'elettricità e con nient'altro, perché il riduzionismo è inaccettabile, anche perché ciò andrebbe contro l'universalità delle equazioni che descrivono i campi elettromagnetici di tutto l'universo. Informatevi sulle tesi di Marco Biagini e capirete bene cosa ho detto. Al di là del discorso religioso, quello che dice sul piano scientifico è inattaccabile. Allora.